Cooperative Learning, proposte didattiche per l'apprendimento cooperativo nella scuola primaria, è il titolo di un recente volumetto pubblicato dalle Edizioni Didattiche Gulliver. Ne parliamo con l'autrice Riccarda Viglino. Lei è stata per diversi anni, diversi decenni anzi, insegnante di scuola primaria, è stata ed è tuttora formatrice in diversi campi, ma il campo che sicuramente lei predilige è proprio quello dell'apprendimento cooperativo. Ecco, e con lei appunto parliamo di questo. Ma intanto perché un volumetto di pratiche didattiche sull'apprendimento cooperativo? Per quale motivo? Allora, innanzitutto questo volumetto teorico-pratico nasce per rispondere all'esigenza manifestata da molti insegnanti incontrati durante i corsi di formazione di avere una sorta di accompagnamento all'introduzione di questo approccio metodologico didattico all'interno delle proprie classi. Quando gli insegnanti frequentano i corsi di formazione inerenti al cooperative learning, appassionano a questa metodologia didattica. Spesso poi però si trovano da soli all'interno delle proprie scuole a provare a sperimentare con tutte le difficoltà che questo comporta. Quindi l'idea era proprio di riassumere all'interno della prima parte del volumetto le caratteristiche fondanti del metodo e poi di offrire tutta una serie di esperienze realizzate e di spunti di lavoro che le insegnanti possono applicare in classe. Ecco, ma detto in poche parole, per i nostri ascoltatori, per i nostri lettori, il cooperative learning, l'apprendimento cooperativo, che cos'è? Allora, io amo definire il cooperative learning una filosofia educativa perché spesso viene confuso con una tecnica d'aula, quindi una modalità per tenere buoni gli studenti e per renderli attivi attraverso una sorta di lavoro di gruppo poco strutturato. In effetti il cooperative learning non è così, è una metodologia educativa. Mario Comoglio ama definirlo un metodo che insegnando educa, perché un aspetto importante di questo approccio è l'insegnamento delle abilità sociali per la competenza, perché sempre citando Mario Comoglio, che è il padre del cooperative learning, colui che ha portato questo metodo in Italia, non basta mettere i ragazzi intorno a un tavolo e dir loro di lavorare insieme perché questo avvenga, vanno insegnate le abilità sociali che sono necessarie per poter stare in gruppo, per poter lavorare con gli altri. L'altra caratteristica importante del metodo è la grande organizzazione che sta dietro questo lavoro. Quindi, come dicevo precedentemente, non basta dire ai bambini o ai ragazzi mettetevi in gruppo e lavorate, bisogna che il gruppo abbia determinate caratteristiche e sia formato dall'insegnante. Sempre per delle finalità ben precise, che possono essere di tipo cognitivo o di tipo sociale, a seconda dell'obiettivo che l'insegnante si pone. Ecco, questo è interessante. Quindi l'apprendimento cooperativo non è soltanto una nuova didattica, è qualcosa di più. Sì, intanto non è nuovo, diciamo che non è così diffuso, ma ci sono ormai decenni di applicazione di questa metodologia in diverse parti del mondo. Ci sono numerose ricerche che ne dimostrano l'efficacia dopo sperimentazioni durate parecchi anni e è un metodo che richiede tutta una strutturazione del lavoro in modo che le caratteristiche fondanti siano garantite. Queste caratteristiche sono l'interdipendenza positiva, quindi ogni partecipante del gruppo o della coppia sa di essere legato agli altri elementi in modo che il proprio successo non abbia luogo se non c'è il successo degli altri e viceversa. La responsabilità individuale che è sempre presente, quindi si sfugge al rischio del lavoro di gruppo, diciamo, tradizionale, dove magari qualcuno fa tutto e altri non fanno niente, e oppure vengono nominati dei leader o dei
o i leader si nominano da soli, insomma, prendono in mano la situazione. Invece nel cooperative learning si attua la leadership distribuita, quindi tutte le funzioni della leadership vengono poi gestite dai diversi membri del gruppo e poi appunto questa caratteristica delle abilità sociali che fanno parte in modo strutturante del lavoro di gruppo, perché poi la valutazione avviene sia sugli esiti del lavoro, quindi diciamo sul compito cognitivo, ma altresì sul funzionamento, quindi come i componenti del gruppo hanno saputo agire le diverse abilità sociali richieste. Senti, normalmente si ritiene che l'apprendimento cooperativo sia un modo di lavorare, sia una filosofia educativa, ma adatta ai ragazzini più piccoli, ai bambini delle scuole elementari, al massimo forse a quelli della scuola secondaria inferiore. E forse però non è così, tant'è vero che il tuo volume comunque, almeno per la parte teorica, si rivolge un po' a tutti, o mi Certo. sbaglio? No, è proprio così. Anzi, quando noi abbiamo iniziato ad applicare quasi 20 anni fa la metodologia, erano moltissimi gli esempi che trovavamo in letteratura riferiti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. Abbiamo dovuto poi inventare noi una modalità che permettesse di attuare questo approccio sia all'interno della scuola primaria, ma addirittura alla scuola dell'infanzia. Quindi è una falsa credenza quella che non vada bene per gli altri ordini di scuola, legata forse al fatto che si vede in questo approccio un modo giocoso di apprendere, ma è sicuramente la componente di interesse e di divertimento dei bambini è presente, ma come è presente anche in altre modalità. Ma in effetti è un lavoro fortemente strutturato che richiede abilità complesse. Ci sono alcuni modelli di apprendimento cooperativo, per esempio il Jigsaw, che è un approccio al testo di studio attraverso la divisione del testo di studio in parti e poi attraverso un iter complesso di struttura affinché tutti studino la propria parte, la illustrino ai compagni, vengono richiesti dei prodotti intermedi complessi che si adatta sicuramente ad altri ordini di scuola. Molti colleghi che conosco lo hanno utilizzato e lo utilizzano in questi livelli di scuola con ottimi risultati. Sicuramente è più semplice avviare un lavoro cooperativo alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria perché i bambini non sono ancora fortemente strutturati alla competizione. E mentre quando si inizia in una scuola secondaria di secondo grado bisogna distrutturare questo atteggiamento competitivo o comunque di, come dire, di egocentrico, centrato su se stesso, sul proprio successo. Ecco, proprio su questo ti faccio l'ultima domanda. Come si gestisce quindi in questo contesto il rapporto, diciamo, fra l'esigenza di aiutare gli alunni, i ragazzi a cooperare e la ineliminabile, direi forse, volontà di ciascuno di competere anche con gli altri? Perché poi, insomma, il desiderio di Sì, è competere con gli altri c'è sempre un presente. po' in tutti noi, cioè quello di riuscire a fare meglio degli altri, no? Del compagno di banco o degli altri compagni di classe. Tutto sommato è anche una cosa, se vogliamo, anche legittima, normale, fisiologica, però va controllata. Quindi come la si gestisce questa cosa? Sì, certo, è innegabile che esista questa molla potente per l'apprendimento che non va esasperata. Altresì è molto importante, l'abbiamo visto in questi 2 anni di DAD e di pandemia, la dimensione sociale dell'apprendimento. I bambini e i ragazzi hanno patito fortemente questa mancanza di socialità e il fatto che le neuroscienze dimostrino che i nostri cervelli sono, per così dire, programmati per connetterci, fanno sì che balzi in primo piano l'esigenza di stare con gli altri e di lavorare con gli altri, anche se è, diciamo, abbastanza normale che uno voglia in qualche modo migliorare se stesso, cercare di, come dire, eccellere. Bisogna che questa gara al miglioramento sia fatta nei confronti di se stesso e non a discapito di altri. E questo viene percepito quando in classe si realizza la comunità di apprendimento, cioè quando i bambini percepiscono, i ragazzi, che la comunità della classe è una comunità che si è formata per apprendere, che l'apprendimento di ciascuno sta a cuore agli insegnanti e a ciascun altro compagno.
se questo clima positivo di apprendimento si realizza, le eccellenze di ciascuno, perché poi la teoria delle intelligenze multiple ci ha dimostrato che esistono tanti modi di eccellere, se noi stimoliamo tutte le intelligenze, ciascun ragazzo ha modo di emergere, eccellere, insomma dimostrare le sue capacità in diversi settori. Se gli insegnanti si limitano alla lezione frontale oppure al solito itinerario didattico per cui io spiego un argomento e faccio la verifica all'interno della quale il ragazzo deve rielaborare e riproporre l'argomento che ho spiegato, è logico che acceleranno soltanto una parte di allievi. Se però la mia didattica è una didattica significativa, attiva e costruttiva e che appunto stimola tutte le diverse intelligenze, tutti troveranno il loro posto. Ancora una ultimissima cosa, ma come si può utilizzare l'apprendimento cooperativo per aiutare anche i bambini, gli alunni che hanno difficoltà o addirittura disturbi dell'apprendimento? C'è chi dice che l'apprendimento cooperativo è proprio un po' la soluzione per il problema, per i problemi dei bambini con disturbi di apprendimento, ma è così? Diciamo che oggi l'insegnante si trova spesso da sola di fronte ad una classe sempre più complessa, dove appunto sono presenti diverse tipologie di diversità e di difficoltà. Sicuramente l'apprendimento cooperativo è una grande risorsa, perché se i bambini, i ragazzi imparano a lavorare insieme per superare qualsiasi ostacolo si presenti sul piano dell'apprendimento, questo diventa una risorsa enorme. Va anche detto che i compagni cosiddetti bravi non vengono penalizzati in questo, perché anzi le ricerche hanno dimostrato che spiegando ai compagni, aiutando gli altri compagni a migliorare, migliorano le proprie capacità. Ma questo, diciamo, anche empiricamente noi lo vediamo, perché ogni volta che io affronto un argomento spiegandolo a qualcuno, rispondendo alle domande di qualcuno, padroneggio sempre meglio questo argomento. Quindi anche i bambini, diciamo, che non presentano particolari problemi di apprendimento, ma anzi che sono come dire, molto bravi sul punto di dal punto di vista dell'apprendimento, ne trovano un giovamento. Spesso succede poi che chi è molto bravo sul piano dell'apprendimento manifesti qualche difficoltà sul piano della relazione o comunque sul piano del saper stare con gli altri, e in questo anche l'apprendimento cooperativo è una grossa occasione di aiuto e di miglioramento. Cooperative Learning, proposte didattiche per l'apprendimento cooperativo nella scuola primaria. L'autrice è Riccarda Viglino, con lei ne abbiamo parlato. L'editore è Edizioni Didattiche Gulliver. Il volume, nonostante che si intitoli proposte nella scuola primaria, però almeno per la prima parte, la parte più strettamente teorica, può essere utilizzato anche da insegnanti di altri ordini di scuole. Quindi leggetelo, studiatelo, discutetelo soprattutto con i vostri colleghi, perché può dare suggerimenti utili, interessanti per migliorare i processi di insegnamento e anche ovviamente quelli di apprendimento. Grazie a Riccardo Avellino.